Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Antirobe. A cosa serve? Antirobe ha un medicinale veterinario a base del principio attivo clindamicina cloridrato, appartenente alla categoria degli antibatterici lincosamidici e nello specifico lincosamidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Zoetis Italia SRL. Antirobe può essere prescritto con ricetta RRV, ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Zoetis Italia SRL. Concessionario: Zoetis Italia SRL. Ricetta: RRV, ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile. Principio attivo: clindamicina cloridrato. Gruppo terapeutico: antibatterici lincosamidici. Forma farmaceutica: compressa. Confezioni: Antirobe 16 capsule 150 mg in blister, Antirobe 16 capsule 25 mg in blister, Antirobe 16 capsule 75 mg in blister, Antirobe 16 capsule da 300 mg in blister. Principio attivo: ogni capsula di Antirobe da 25 mg, 75 mg, 150 mg e 300 mg contiene rispettivamente clindamicina cloridrato, pari a clindamicina base 25 mg, 75 mg, 150 mg, 300 mg. Eccipienti: lattosio, amido di mais, talco, magnesio stearato, gelatina e coloranti, capsule da 25 mg, e 171, e 110, e 104. Capsule da 75 mg, e 171, e 132, e 104. Capsule da 150 mg, e 171. Capsule da 300 mg, e 171, e 132, e 127. Indicazioni: cani. Ha indicato per il trattamento di ferite infette, ascessi, piodermiti superficiali ed infezioni del cavo orale e dei denti causate da o associate a Staphylococcus spp, Streptococcus spp, eccetto Enterococcus faecalis, Bacteroides spp, Fusobacterium necrophorum e Clostridium perfringens, Pectostreptococcus spp, Actinomyces spp, e Propionibacterium spp. Ha inoltre indicato per il trattamento della osteomielite causata da Staphylococcus aureus e per fornire copertura antimicrobica durante le operazioni dentali. Gatti. Ha indicato per il trattamento di ferite infette, ascessi, infezioni del cavo orale e dei denti causate da batteri sensibili alla clindamicina e per fornire copertura antimicrobica durante le operazioni dentali. Prima di iniziare la terapia, dovrebbero essere identificati gli agenti patogeni coinvolti e dovrebbe essere stabilita la loro sensibilità alla clindamicina. Controindicazioni: non somministrare ad animali con accertata sensibilità alle preparazioni contenenti clindamicina o lincomicina. A causa di possibili effetti collaterali gastrointestinali, non somministrare a conigli, criceti, cincillà, porcellini d'India, cavalli o animali ruminanti. Posologia: cani. Trattamento di piodermiti superficiali: somministrare per via orale 11 mg/kg di peso corporeo al giorno. La dose giornaliera può essere somministrata in una sola volta ogni 24 ore oppure divisa in due somministrazioni ogni 12 ore. La terapia con Antirobe va continuata per 21 giorni e può essere estesa fino ad un massimo di 28 giorni, in base al giudizio del medico veterinario. Cani e gatti: ferite infette, ascessi, infezioni del cavo orale e dei denti. Somministrare per via orale 11 mg/kg di peso corporeo al giorno. La dose giornaliera può essere somministrata in una sola volta ogni 24 ore oppure divisa in due somministrazioni ogni 12 ore. Nel caso non si riscontri una risposta clinica entro 4 giorni, rideterminare la diagnosi. Per fornire copertura antimicrobica durante le operazioni dentali, si raccomanda la somministrazione per 10 giorni di 5,5 mg/kg PC ogni 12 ore o di 11 mg/kg PC ogni 24 ore. La somministrazione va iniziata 5 giorni prima dell'operazione e continuata in seguito per altri 5 giorni. Nei cani il trattamento può essere esteso fino ad un massimo di 28 giorni, in base al giudizio del medico veterinario. Peso corporeo chilogrammi: 4,5. Somministrazione in una sola volta: 2 capsule da 25 mg ogni 24 ore. Somministrazione divisa in due volte:
una capsula da 25 mg ogni 12 ore, peso corporeo chilogrammi, 13,5. Somministrazione in una sola volta, 2 capsule da 75 mg ogni 24 ore, somministrazione divisa in due volte, una capsula da 75 mg ogni 12 ore, peso corporeo chilogrammi, 27. Somministrazione in una sola volta, 2 capsule da 150 mg ogni 24 ore, somministrazione divisa in due volte, una capsula da 150 mg ogni 12 ore, peso corporeo chilogrammi, 54. Somministrazione in una sola volta, 2 capsule da 300 mg ogni 24 ore, somministrazione divisa in due volte, una capsula da 300 mg ogni 12 ore. Nota: le concentrazioni da utilizzare per i gatti sono quelle da 25 mg o 75 mg a seconda del peso corporeo. Cani: osteomielite. Somministrare per os 11 mg/kg PC ogni 12 ore per almeno 28 giorni. Nel caso non si riscontri una risposta clinica entro 14 giorni, sospendere il trattamento e rideterminare la diagnosi. Peso corporeo chilogrammi 4,5. Somministrazione: 2 capsule da 25 mg ogni 12 ore, peso corporeo chilogrammi 13,5. Somministrazione: 2 capsule da 75 mg ogni 12 ore, peso corporeo chilogrammi 27. Somministrazione: 2 capsule da 150 mg ogni 12 ore, peso corporeo chilogrammi 54. Somministrazione: 2 capsule da 300 mg ogni 12 ore. Avvertenze: l'utilizzo del prodotto dovrebbe essere basato su test di sensibilità nei confronti dei batteri isolati dagli animali. Se ciò non fosse possibile, la terapia dovrebbe essere basata su informazioni epidemiologiche locali circa la sensibilità dei batteri target. L'uso improprio del prodotto potrebbe incrementare la prevalenza di batteri resistenti alla clindamicina e ridurre l'efficacia dei trattamenti con altri antimicrobici a causa della possibile comparsa di cross-resistenza. Clindamicina ed eritromicina sviluppano resistenza in modo analogo. È stata dimostrata una parziale resistenza crociata tra clindamicina, eritromicina e macrolidi. Durante una terapia prolungata di un mese o più dovrebbero essere effettuati periodici test delle funzioni epatiche e renali ed un esame emocromocitometrico. Animali con gravi disturbi renali e barra o epatici accompagnati da gravi alterazioni metaboliche devono essere trattati prestando una particolare attenzione alla dose da somministrare e devono essere monitorati con esami del siero in corso di terapia con alti dosaggi. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.